Potrei sembrarti il solito inutile, falso, ipocrita youtuber senza talento, ma in realtà sono molto peggio. Benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e nel video di oggi ho deciso di fare una cosa che praticamente non facevo da 3 giorni: provare a invocare un demone. Però la cosa interessante è che questa volta è international, perché è giapponese. Se non lo sapete, esiste questa poesia maledetta, si chiama L'inferno di Tomino e sarebbe stata scritta da una bambina nel 1800 in Giappone, e chiunque la legge finisce male. Cioè letteralmente recuperi il demone di Tomino che ti viene a prendere e ti fa fuori. Quindi se state vedendo questo video è perché sono sopravvissuto. E se sono sopravvissuto, allora mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale, perché chissà quando arriverà il demone che mi farà fuori del tutto. Non lo so, non ho la minima idea, ormai sono 5 anni che faccio YouTube e non sono ancora morto. Che mi ammazza più? La poesia, storicamente, legalmente, sarebbe stata scritta da questo scrittore giapponese, del quale io non so leggere il nome. Mi dispiace, non insultatemi. Lui ne inserisce nella sua raccolta di poesie che si chiama L'amore è come una cascata di pietre, il che vi fa capire che di sicuro non si parlava di unicorni e di arcobaleni. Questa poesia, intitolata appunto L'inferno di Tomino, viene anticipata da una scritta: non leggere questa poesia a voce alta. Chiunque lo farà ne avrà delle conseguenze molto gravi. La leggenda vuole che in realtà quella poesia non sia stata scritta da questo scrittore, del quale io non so nominare il nome, ma proprio da lei, Tomino, che non sarebbe stata altro che una bambina del 1800 giapponese. Era una bambina disabile, trattata malissimo dai suoi genitori. Veniva picchiata, veniva malmenata, veniva maltrattata costantemente, e il suo odio per la vita, che era diventata per lei in realtà un inferno, l'aveva inserito in questa poesia. E aveva giurato e maledetto chiunque avrebbe provato a leggere quei suoi sentimenti così di odio, ma così tanto intimi. I primi a leggere quella poesia furono proprio loro, i suoi genitori, il quale sconvolto dalle parole e dall'odio di quella bambina, decise di richiuderla letteralmente nella cantina, dove lei si ammalò di polmonite e morì. L'odio di Tomino a questo punto si riversa nella sua poesia, e le prime vittime sono proprio loro, i suoi genitori. Da allora si pensa e si crede che l'anima di Tomino viva ancora all'interno di quelle parole, e che la poesia abbia un effetto distruttivo solo se letta ad alta voce. La leggenda è talmente tanto popolare in Giappone che tu puoi fermare per strada un bambino, un vecchio, un anziano, Ariana Grande, e tutti quanti ti direbbero: sì, conosco la poesia, ma non voglio parlarne. E che mi fa pensare, ma perché noi non abbiamo una roba del genere? Perché noi abbiamo D'Annunzio, quelle cose lì? Fatto sta che poi questa poesia sarebbe stata recuperata da questo scrittore, del quale non so il nome, e pubblicata a nome suo. Ma i casi collegati alla lettura di questa poesia sono molteplici, specialmente artisti, youtuber. Uno dei casi più famosi però è quello che è capitato ad uno speaker radiofonico che lavorava per il programma Radio Urban Legend. Lui si mette a leggere la poesia in radio ad alta voce. Arrivato a metà, si ferma. Sta male. Di colpo sente il corpo irrigidirsi. Tutte quante le persone intorno a lui gli dicono di fermarsi, perché pochi giorni dopo si ritrova all'interno di un incidente molto grave. Una coincidenza? Forse è proprio stato il demone di Tomino? Non ne ho la minima idea. Fatto sta che io voglio testarlo. La leggenda vuole comunque che tu puoi essere maledetto dalla poesia di Tomino solo se la leggi nella lingua originale, cosa che non so fare. Però ho deciso di leggervela nel frattempo in italiano. Ma non ho ancora cominciato. L'inferno di Tomino. La sorella vomita sangue, la sorella minore sputa fuoco, la dolce Tomino sputa gioielli preziosi. Tomino morì sola e cadde all'inferno. L'inferno, il buio, senza fiori. È la sorella maggiore di Tomino che la frusta. Il numero di segni rossi è preoccupante. Il sentiero per l'inferno eterno è solo uno. Mendicare per la guida nelle tenebre dell'inferno. Nella gabbia è un usignolo, nel carrello una pecora. Negli occhi della dolce Tomino ci sono lacrime. Piangi, usignolo, per i boschi e la pioggia, intonando il tuo amore per tua sorella. L'eco delle tue lacrime urla attraverso l'inferno, e i fiori rosso sangue fioriscono. Attraverso le 7 montagne e valli dell'inferno, la dolce Tomino viaggia da sola. Per darvi il benvenuto all'inferno, le punti luccicanti della montagna agugliata forano la carne e le ossa, come un segno della dolce Tomino. Io voglio riprodurla in lingua originale. Ovviamente non posso leggerla io perché non so dirla in giapponese. E vediamo cosa ne viene fuori.
Stanno andando, raga, è la seconda volta che le mie telecamere si spengono ogni volta che riproduco questa benedetta poesia. Che vi giuro, ho i brividi, l'ho ascoltata. Ho ascoltato i primi secondi con le telecamere che si spegnevano. Vi dico solo questo per quanto mi sono agitato. Allora, non so se avete sentito i rumori, ma raga, sto male. C'erano continuamente tum, tum, tipo dei botti, ma... No, cioè, non so se notate, ma io non ho mai fatto un video con le luci accese per questo motivo qua, per... What the fuck? What the fuck? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Non c'è tipo qualcosa per... No, no, raga, no, no. No, no, sentire... No, devo stoppare qua la situazione. Com'è che si stoppa? No, ok, ok, ok. Fermi tutti, fermi tutti. Ci sarà una roba per fermare la situazione. Oh, mi sembra di essere uno di quelli là che fa tipo i rituali e poi si spaventa del rituale che ha fatto da solo. Cioè, mi sembra di essere me stesso. Oddio, esatto, non manco la passata spray. Raga, la situazione è stranissima. Oh mio Dio. Oh, oh, what the fuck. What the fuck, raga. No, 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 no. È andata via la corrente. Gesù, fa che sia una coincidenza. No, il quartiere è illuminato. No, raga, letteralmente è la mia... L'unica casa è la mia, quella che è spenta. Io muoio, io vi giuro. Addosso. Madonna che spa. Devo trovare una maniera per fare luce perché non ho luce, non ho la luce in casa. Ma è letteralmente questa lampada che ho trovato, che è una lampada a sensore. Cioè, quindi se qualcuno ci passa davanti, questa qua si illumina, è per questo che si sta accendendo. Provare a fare una cosa. Metto questa lampada là. Pronto. Raga, c'è qualcuno sopra. Tomino, se sei qui, puoi fare un rumore? No, 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 si sta spegnendo, si sta spegnendo. No, raga, si sta per spegnere la mia videocamera. Se adesso mi becco anche il demone giapponese, se le abbiamo fatte tutte. Cioè, non c'è più altro da fare. Ok. Ti prego, vai. Un accendino, un accendino. Allora, se Tomino mi sta ascoltando in questo momento, io vorrei dire che uno, la poesia non l'ho letta io, ma l'ho solamente riprodotta. Tipo, se dico per favore... C'è qualcuno qua sopra? Raga, non so cos'è quella roba lì. Raga, io faccio una prova.
poi io provo a riaccendere di nuovo la corrente perché vi giuro mi sto cacando addosso. Ma che cacchio vuol dire? Mi fa via la corrente in continuazione! Ma che cacchio è successo? Mi batte il cuore in una maniera che vi giuro sto male. Il discorso è questo: quel lampadario che vedete lì, questo qua che è spento adesso, letteralmente sono scoppiate le lampadine all'interno. Io non so come farvelo vedere perché è tipo fatto così a coppa, ma non ci metto neanche le mani, ma proprio sento ma così. Io adesso non so se c'è qualcosa in questa casa, ma vi giuro che se si è aggiunto un altro demone, io la volta con che trasferisco, io vado via, io vado vi giuro in Nicaragua. Ma perché ho fatto sta roba? Ma perché io pensavo che non leggendola non succeda niente? Cioè mi continuo a dire vabbè dai, al massimo sarà un video dove tipo si sente una voce strana. Ma quando hanno cominciato a spegnersi le luci, è che vorrei capire il perché delle luci, perché secondo me non ha molto senso questa cosa. No, la storia leggendo parla di... cioè, molte volte ho ripetuto il numero 7. Però la cosa che più mi ha fatto dire oh mio Dio è: il sentiero per l'inferno eterno è solo uno, mendicare per la guida nelle tenebre dell'inferno. Cioè, letteralmente mi ha messo al buio, io ho dovuto cercare, mendicare per trovare una guida, ossia delle luci. Ok ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questa roba. Io sono leggermente sotto shock e non avevo manco l'acqua santa da spruzzare. Ma perché non ce l'avevo? Di solito ce l'ho sempre. Vabbè, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, che so che ne devo fare altri. E ditemi che damone devo invocare. La prossima volta cosa facciamo? Messicano? Mi sembra di ordinare da mangiare. Un giorno ordini sushi giapponese, quell'altro ordini messicano. Non ci credo, ma sono pazzo. Cioè io non sono normale, vabbè. Se non avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video di martedì 15, di sabato alle 10:30, né tutto il giovedì, ma questo lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao.